Ciao a tutti, oggi prepareremo la focaccia tramezzino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono zucchero, lievito di birra fresco, latte, farina di forza e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il lievito. Lo zucchero e 100 grammi di latte. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 1 minuto, 37 gradi, velocità 1. Adesso aggiungiamo la farina. Il latte che è rimasto e il sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 1 minuto a velocità 5. Nel frattempo abbiamo preso una tortiera con apertura a cerniera del diametro di 28-30 cm, abbiamo posizionato sul fondo un foglio di carta da forno e abbiamo unto sia il foglio di carta da forno che i laterali con del burro. Il composto è pronto, adesso lo trasferiremo nella tortiera. Adesso copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare per almeno un'ora. Trascorso il tempo di lievitazione, adesso la spennelleremo con del latte. Adesso condiamo con un po' di sale. Mettiamo in forno preriscaldato statico a 180 gradi a cucinare per 30 minuti circa. La focaccia tramezzina è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Abbiamo rimosso la focaccia tramezzino dallo stampo, l'abbiamo tagliata a metà, adesso rimuoviamo la parte superiore e così andremo a condire la prima parte. Allora, per condire noi utilizzeremo intanto sulla base della salsa rosa. Adesso posizioneremo le foglie di lattuga. Adesso mettiamo delle fettine di mozzarella. E delle fettine di pomodoro. Condiamo con sale, pepe e origano. Completiamo chiudendo con la parte superiore. La nostra focaccia tramezzino è pronta. Non ci resta che porzionarla e consumarla. Grazie e alla prossima ricetta!